Serena Arrighi è la nuova sindaca di Carrara. Vince il ballottaggio con il 57,6% di preferenze. Carrara torna a sinistra dopo 5 anni di Movimento 5 Stelle. Grande soddisfazione per gli esponenti del PD. Zubani acclamato dalla folla, premiata dai cittadini, la rottura con Ferri dopo l'apparentamento con Kafaz. Grande festa in comune per la vittoria dell'Arrighi, cori, applausi, acclamazioni fino a tardanotte. Partono i lavori all'alberghiero di Massa, l'intervento ha un costo di oltre 3 milioni di euro. A tutti buonasera, la nostra edizione del telegiornale si apre questa sera con la copertina dedicata a Serena Arrighi, che è la nuova sindaca di Carrara. Dunque una copertina naturalmente dovuta e in onore proprio di questa elezione. Serena Arrighi è arrivata al ballottaggio di ieri ottenendo il 57,6% contro il 42,4% di Simone Kafaz, con ben 3.222 voti di differenza, che sono pari al 15%. Ma chi è Serena? Per ora l'abbiamo vista in questo nostro servizio filmato, quindi naturalmente sorprende, come comprensibile, anche molto molto soddisfatta e acclamata. Vediamo insieme a lei, insieme alla nostra Rossella Barattini, che ha curato il servizio, come dicevamo, Serena Arrighi, e soprattutto come sarà composto il nuovo Consiglio Comunale. Quindi quale sarà la compagine amministrativa che guida con il sindaco in testa la città di Carrara. Il servizio. Serena Arrighi, 50 anni, il prossimo settembre, è un'imprenditrice nel settore informatico ed è laureata in ingegneria ambientale e territorio. È sposata con Alessandro da 16 anni e ha un figlio di 15 anni. È arrivata al ballottaggio con le liste Partito Democratico, Serena Arrighi Sindaco, Partito Repubblicano, Europa Verde, Sinistra Civica Ecologista.
Ma vediamo come sarà formato il nuovo Consiglio Comunale di Carrara. La maggioranza potrà contare su 15 consiglieri, 8 del Partito Democratico, 6 Serena Righi sindaco e 1 del Partito Repubblicano. L'opposizione sarà formata da 9 consiglieri, 2 della lista Cafaz sindaco e 1 alla Lega, 1 a Vannucci candidato sindaco più 1 a Carrara Democratica. Ferri entrerà in consiglio come candidato sindaco insieme ad Alice Rossetti, 2 al Movimento 5 Stelle, Rigoletta Vincenti candidata a sindaco e Matteo Martinelli, ex vice sindaco. Ecco quindi tutti i nuovi consiglieri comunali di Carrara. Per la maggioranza Cristiano Bottici, Roberta Crudelli, Gian Maria Nardi, Silvia Barghini, Maria Mattei, Lara Benfatto, Sirio Genovesi, Nicola Marcuccetti, Carlo Orlandi, Guido Bianchini, Mario Lattanzi, Augusto Castelli, Brunella Batteroni, Maria Butteri e Moreno Lorenzini. L'opposizione sarà invece rappresentata da Simone Caffaz, Massimiliano Bernardi, Andrea Tosi, Andrea Vannucci, Dante Benedini, Cosimo Ferri, Alice Rossetti, Rigoletta Vincenti e Matteo Martinelli. Quindi, come sapete, come vi abbiamo anche accennato, Serena Righi è arrivata dopo il ballottaggio con Simone Caffaz. C'è stata una grande attesa sotto il comune di Carrara ieri sera per lo spoglio dei voti. Era lì sempre la nostra Rossella Barattini, che ha seguito davvero tutto lo spoglio passo dopo passo. Il risultato è arrivato, diciamo, tendenzialmente abbastanza presto, intorno a mezzanotte. A vincere, lo ripetiamo, è stata Serena Righi con il 57,79% delle preferenze su Caffaz ed è, come avete visto anche dalle immagini, accolta da una grande folla. Ancora il nostro servizio. Ballottaggio a Carrara, si sfidano Simone Caffaz per il centrodestra e Serena Righi per il centrosinistra. L'affluenza oggi è stata molto bassa rispetto ovviamente al primo turno elettorale, si aggira intorno al 38% e adesso stiamo aspettando lo spoglio elettorale. 2000 voti di differenza. Sono le 23.30, hanno iniziato lo spoglio e sono arrivati i dati ufficiali per quanto riguarda l'affluenza. L'affluenza è stata del 41,12%, quindi più bassa rispetto alla prima tornata elettorale, ma piuttosto in linea con i dati nazionali. Iniziano già ad arrivare anche i primi dati degli spogli. Iniziano ad arrivare i primi risultati dallo spoglio elettorale, per il momento, anche se sono state scrutinate pochissime sezioni, c'è un leggero vantaggio per la candidata Righi, quindi staremo a vedere nel corso della serata. Siamo a 43 sezioni scrutinate, la tendenza continua a essere quella del vantaggio della Righi con il 57% circa di preferenze contro il 42,80% di Caffaz. È circa mezzanotte, 61 sezioni su 71 scrutinate, possiamo dire che Serena Righi è il nuovo sindaco di Carrara. Il nuovo sindaco di Carrara, Serena Righi, è entrata trionfante in municipio con tantissime persone attorno che acclamavano il suo nome, quindi una nuova partenza per Carrara. Da domani Serena Righi sarà il nuovo sindaco di Carrara. Certa, però ovviamente mi fa molto piacere avere una vittoria così netta. Alla fine che cos'è che ha fatto la differenza? La coerenza. Penso alla coerenza, al fatto che non si sia scelto di portare avanti il nostro progetto politico e penso che l'elettore sia arrivato questo messaggio. Quattro elettori su 10 l'hanno capito, gli altri 6 considerando anche l'astensionismo?
l'astensionismo è un problema purtroppo che avevamo riscontrato anche al primo turno, è un qualcosa su cui si deve lavorare, ma credo che proprio riportare la buona politica in città sia il primo passo per riavvicinare i cittadini. In ogni caso io sarò la sindaca anche di tutti coloro che non hanno votato e di tutti coloro che hanno votato ovviamente per l'altra parte. 5 anni fa quando avevamo avuto 5 Stelle era stato messo un cartello, no? Un municipio depidizzato, ora chiaramente il PD è tornato, no? Ha mai avuto la sensazione che potesse andare diversamente, oppure proprio per quei valori che ha portato avanti la convinzione è sempre stata totale, al di là poi del margine? Io sono sempre stata convinta, anche le scelte che ho fatto, anche le scelte un po' più difficili le ho fatte perché ero convinta che fosse la strada giusta per arrivare alla vittoria e che ci fossero i presupposti per farlo. Pensava che fosse così difficile scendere in politica, vista che poi è la prima esperienza uno su uno? Sono abituata alle difficoltà, mi aspettavo le difficoltà, mi aspetto le difficoltà dell'amministrazione, ma non mi fanno paura. Si possono affrontare. La prima sindaca donna. La seconda, la prima è stata Emilia Fazzi Contigli, che è stata una grande sindaca di Carrara, molto ricordata piacevolmente da tutti. Io sono la seconda, dopo troppo tempo, ecco, l'unica cosa. A volte il centrodestra aveva messo insieme più sigle e l'aveva fatta anche a Lucca. A Lucca è andata bene e poi è andata male. Cioè, come si spiega? Io mi spiego più che altro quello che è il nostro risultato. Il nostro risultato è stato un risultato di progetto politico coerente. Durante soprattutto gli ultimi giorni un po' animati di campagna elettorale ho fatto presente che dall'altra parte non c'era un progetto politico coerente, ma un tentativo in qualche modo di dividersi delle poltrone, portando poi eventualmente Carrara ad una situazione di paralisi, perché dall'altra parte ci sarebbe stato un consiglio non gestibile da nessuno. Quindi dal mio punto di vista la differenza l'ha fatta la coerenza e la pulizia del nostro progetto politico. I voti grillini sono arrivati a lei secondo? I 5 Stelle hanno lasciato libertà di voto, presumo che buona parte possa essere arrivata, detto ciò ovviamente non è che abbia certezza. Il comune di Carrara torna a sinistra dopo 5 anni di giunta grillina, grande soddisfazione per il PD per la vittoria di Serena Righi. Dunque dopo le sue parole sentiamo le reazioni politiche e cominciamo da queste interviste. Grande vittoria, l'abbiamo preparata benissimo con tutto il partito compatto e la coalizione compatta. Una grande candidata non meritava che essere eletta sindaco e oggi festeggiamo la sua elezione. Forse proprio questa compattezza ha fatto sì che ci fosse questo. Esatto, risultato. Infatti noi abbiamo continuato con la nostra compattezza iniziale e questa mi fa molto piacere perché i carraresi hanno capito esattamente qual era la proposta più seria, più credibile per affrontare 5 anni di amministrazione. La Serena è il nostro grande sindaco, la nostra grande sindaca nuova per Carrara, 5 anni sicuramente straordinari per i carraresi. Beh, sono ovviamente orgoglioso, felice, non avevo dubbi perché conosco Carrara, conosco i carraresi. E gente che viene da una tradizione di sinistra non poteva tradire questo momento, è stata una immagine brutta, sbagliata di un centrodestra che ha dato probabilmente un'immagine completamente sbagliata e si è snaturata. La coerenza di Serena Righi e del centro-sinistra oggi ci hanno riconfermato la guida di Carrara, che è fondamentale perché adesso manca ancora Massa, Montignoso, Aulla, Carrara e piano piano andremo anche a Massa. E secondo lei è stata proprio la coerenza a fare la differenza? Serena Righi è una donna capace e la gente lo ha capito, lo ha sentito e ovviamente insieme a un'idea di centro-sinistra, guardando un po' più a sinistra che non al centro, ha portato i risultati. Una vittoria splendida, un risultato nel quale io credevo moltissimo, anche perché sono stato tra coloro che ritenevano che bisognasse presentarsi all'elettorato in modo chiaro e inequivocabile, cioè senza apparentamenti. Capisco che è stata una scelta coraggiosa, ma spesso in politica il coraggio viene premiato e questa volta ci ha premiato veramente. Carrara è un vero e proprio laboratorio politico per il centro-sinistra. Io spero che in tutto il paese si capisca cosa è successo a Carrara. Quasi il 58% degli elettori al ballottaggio hanno scelto la coalizione che aveva meno simboli, ma era quella che identificava in maniera chiara un progetto politico. Un centro-sinistra ben delineato che non si
si è prestato ad accordi con altre forze politiche che poi erano rivendicazioni di posti di potere e non costruzione di un progetto politico. Abbiamo avuto dalla nostra parte una candidata seria, coerente, competente come Serena Arrighi. Il centro-sinistra, aperto al civismo, aperto a tutte le componenti della sinistra e capace di scegliere le persone giuste, quelle che arrivano al cuore delle persone, è un centro-sinistra che vince. Io spero che il modello di Carrara sia veramente seguito altrove, perché in questo modo potremmo riportare il centro-sinistra al governo di molte altre città. Anche un ex sindaco presente ieri sera, stiamo parlando di Angelo Zubbani, che è stato acclamato dalla folla, premiata dai cittadini la rottura con il candidato a sindaco Cosimo Ferri dopo l'apparentamento con Simone Caffaz. Il servizio e l'intervista. È stato accolto tra gli applausi ieri sera Angelo Zubbani, ex sindaco di Carrara, che alle amministrative si era presentato a sostegno del candidato sindaco Cosimo Ferri con il suo partito socialista. Al primo turno ne erano usciti assieme con un risultato di tutto rispetto, il 15% di preferenze, tanto da essere considerati l'ago della bilancia per il ballottaggio tra Arrighi e Caffaz. Lo stesso Zubbani aveva raccolto ben 529 preferenze. Proprio negli ultimi giorni però la rottura da Ferri, che aveva invece deciso per l'apparentamento con Caffaz, quindi con il centrodestra. Ritenendo questo disegno politico troppo lontano dai propri ideali, Zubbani ha detto no e ha deciso di proseguire nella coerenza, decidendo nel supporto della candidata Arrighi nonostante nessun apparentamento con quest'ultima. Portando avanti quindi il proprio pensiero, si è presentato sotto al comune di Carrara ieri in attesa dei risultati, acclamato dalla folla in sostegno dell'Arrighi. Socialisti, siamo contenti di aver tenuto la barra dritta, non senza difficoltà, con una grande anche amarezza per noi, insomma, la coerenza che abbiamo dimostrato, la dignità, che sono valori che ormai sembrano scaduti ma non lo sono, e i cittadini li hanno capiti. Noi abbiamo lavorato seriamente anche nel primo turno e ancora con più vigore e con più determinazione abbiamo lavorato adesso per il sostegno alla Serena Arrighi. Questo risultato è un risultato molto importante. Io ritengo che da domani chi vuol continuare a parlare di destra, di sinistra, di antagonisti, eccetera, potrà continuare a farlo. Da domani io ritengo che bisogna rimettere al centro i problemi della città. Ritengo che la candidata sia una candidata in gamba e possa affrontarli questi temi e stare in una filiera comunale, provinciale, regionale e all'occorrenza anche nazionale, credo che questo sia l'asset importante. Poi se da qui non partono idee e progetti è chiaro che nessuno viene a offrire nulla, però io sono fiducioso di questo. Non so se è una notizia, ma io sono venuto qua stasera e non sono mai venuto qua nelle mie due elezioni da sindaco precedenti, né nel 2007 e né nel 2012. Quindi il fatto che io sia venuto stasera non era per avere questa accoglienza anche commovente che ho ricevuto, ma era per dare una testimonianza ulteriore di un lavoro fatto non solo da me fino alle 11:05 di stasera, ma da tutti, da un partito. E noi, nel momento in cui gente che stava sotto partiti più o meno presentabili si mascheravano da liste civiche, e quindi noi non abbiamo avuto vergogna invece a presentarci col nostro partito, la città ha capito la coerenza, l'orgoglio e la dignità, e mi pare che il risultato, e finisco, è un risultato tondo, dove nessuno può dire è merito mio, tuo o suo, perché quando c'è un risultato con un distacco così importante anche la candidata eletta potrà lavorare, secondo me, anche più tranquilla.
Ed ora anche la voce di chi è all'opposizione. Il candidato Cosimo Ferri ha fatto arrivare un messaggio di auguri alla neoeletta sindaca di Carrara, Serena Righi, augurandole un buon lavoro. Avrà l'opportunità e l'onore di rilanciare questa città, un compito importante e stimolante, ha dichiarato Ferri. La nostra opposizione non farà sconti, sarà attenta, seria e porterà avanti le istanze dei cittadini. Inoltre Ferri ha lanciato una prima sfida alla sindaca. Dimostri di essere indipendente e scelga una squadra di assessori sulla base delle competenze, ha continuato Ferri. La squadra è fondamentale. Porti avanti la mia idea di un assessore alla transizione ecologica, alla disabilità e indichi una persona alla cultura che sappia davvero rilanciarla. Vogliamo una nuova politica. Ferri ha chiesto inoltre alla sindaca di fare il primo consiglio comunale al monoblocco. E in Consiglio Comunale, appunto, torna anche il Partito Repubblicano assente nella vecchia legislatura. Abbiamo incontrato il neo consigliere eletto Moreno Lorenzini. Soddisfatto di questo, insomma, di come sono andate le elezioni, di questa vittoria? Molto soddisfatto, naturalmente non potevamo pensare che poi il risultato fosse, come dire, netto, perché c'era grande equilibrio in partenza. Per me, che rappresento il Partito Repubblicano, che sono segretario sia comunale che regionale, la grande soddisfazione è riportare il Partito Repubblicano in Consiglio Comunale a Carrara, che ha una grandissima tradizione repubblicana. Quindi... Da quanto mancate? Noi ora manchiamo da poco, perché manchiamo da una legislatura questa qui dei 5 Stelle, però noi per 70 anni abbiamo espresso tanto, abbiamo espresso sindaci, consiglieri, assessori, e naturalmente era un po' un momento di calo del partito, un partito storico che poi è uscito fuori da quello che è il panorama nazionale, quindi non è mai facile ricostruire, ripartire, e grazie a un gruppo di giovani e di senatori che si sono presi l'impegno, il nostro grande impegno era quello di ritornare in Consiglio Comunale, e da qui si ricomincia, è lo step, il primo gradino per ricominciare a ricostruire. Costruire quest'area laica, liberale e repubblicana di Carrara. Grande festa dunque per la vittoria di Serena Righi, cori, applausi, acclamazioni fino a tardanotte. Gli elettori hanno apprezzato la forza dimostrata dalla candidata. Ancora l'Orsella Barattini. Grande soddisfazione per i cittadini di Carrara che ieri, in occasione del ballottaggio tra Cafazzi e Arrighi, hanno dato il proprio sostegno proprio a quest'ultima. Già dalle 23, quindi, la chiusura dei seggi, in molti si sono radunati sotto al comune per aspettare i risultati e scoprire in diretta chi sarebbe diventato il nuovo sindaco di Carrara. Già dopo mezz'ora la Righi era in testa e questa tendenza si è sempre mantenuta durante tutto lo spoglio. I cittadini hanno pertanto iniziato a festeggiare anche se le sezioni non erano state del tutto scrutinate. Verso mezzanotte la notizia della vittoria è stata confermata e da lì in poi è partita la festa in attesa dell'arrivo della seconda sindaca donna del comune di Carrara, Serena Righi. Tra i presenti una copiosa presenza femminile che nella Righi ha visto non solo la possibilità per una rinascita della città, ma anche la tanta forza dimostrata nel corso della campagna. Soddisfatta della vittoria? Molto, molto, perché è stata sofferta e sentita soprattutto dalle donne. Ci siamo unite, donne di sinistra di varie fazioni, e ho sentito proprio la sorellanza. È stato bello, emozionante. Bene, te lo aspettavi questa rimonta? No, perché poi Serena è stata modesta fino alla fine, non si è mai detta vincitrice, e quindi eravamo tutti molto in ansia. Ci credo, quindi insomma una grandissima soddisfazione, immagino. Molto. Felicissima, felicissima. Era una grande sostenitrice, sembra. Sì, assolutamente meritata la vittoria. E perché ha scelto di votare proprio per lei? Perché è una donna con carattere, serve una donna con carattere per Carrara. La festa si è poi conclusa tarda notte tra applausi, cori e acclamazioni. Concludiamo questo spazio dedicato alla neo sindaca di Carrara, Serena Righi, e naturalmente anche da parte di tutta la nostra redazione gli auguri per anni proficui in questo nuovo mandato che si prospetta per lei e per la città di Carrara. Adesso pubblicità. La comunicazione pubblicitaria è importante per la tua azienda. Ti fa conoscere, ti fa essere sempre presente sul mercato e ti fa arrivare dove gli altri non arrivano. Pensaci.
Gianluca, Mario, Emiliano e Santina hanno affidato il proprio cuore alle nostre cure e, in poco tempo, sono tornati alle passioni di sempre. Aiutaci a scrivere insieme la prossima storia di cuore. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Monasterio, ospedali di ricerca a Massa e a Pisa. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista e elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli a Puana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. Sei scout, si vede. Grazie alla GESCI, da quasi 50 anni crescono i giovani della nostra società. Aiuta a far crescere la GESCI. Dona il tuo 5 per 1000. Multe in vista per i commercianti e professionisti che da giovedì non permetteranno i pagamenti elettronici tramite POS. Il 30 giugno scatteranno infatti le nuove regole previste dall'ultimo decreto PNRR che per negozianti, artigiani, studi professionali prevedono non solo più l'obbligo di accettare i pagamenti con carta, ma anche l'applicazione di sanzioni in caso di mancato adeguamento alla normativa. Il decreto anticipato di 6 mesi l'entrata in vigore delle multe. Per chi rifiuta il pagamento elettronico è prevista una sanzione amministrativa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per cui sia stata rifiutata l'accettazione. Partono i lavori all'Istituto Alberghiero Minuto di Marina di Massa. Consegnato il cantiere alla ditta che si è aggiudicata la gara. Intervento da 6 milioni e 669 mila euro, 1000 tonnellate di ferro per la sicurezza dell'edificio. Questo intervento sarà in 3 fasi per la durata di 3 anni. Apre anche il cantiere all'Istituto Alberghiero di Marina di Massa. In via simbolico è stato dato dal presidente della provincia di Massa Carrara, Gianni Lorenzetti, con tanto di martello pneumatico alla mano, intervenuto alla consegna dei lavori alla ditta che si è aggiudicata la gara. Il traguardo, la fine dei lavori entro 3 anni. Con questo ultimo avvio, il terzo in una settimana dopo quello dello Zaccagni e del Tacca di Carrara, si chiude la terna per il quale la provincia si era aggiudicata finanziamenti per 18 milioni sul piano triennale dell'edilizia scolastica 2018-2020, confluiti poi nel PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per il Minuto la somma ricevuta era stata di 10 milioni e 600 mila euro, passata dopo la gara ed il ribasso a 6 milioni e 669 mila euro circa, oneri e IVA compresa. Grande quindi la soddisfazione per il presidente della provincia Gianni Lorenzetti. La vicenda riguardante l'istituto alberghiero è stata infatti la prima con cui si è dovuto confrontare durante la sua elezione nel 2016. Qui sono iniziate le proteste, le manifestazioni ed ero con studenti e docenti perché anch'io mi sentivo parte lesa, infatti dichiarato. Non è stato semplice, abbiamo dovuto trovare risorse per la progettazione definitiva ed esecutiva, quindi trovare finanziamenti. Per me questo, ha proseguito il presidente, è il simbolo della rinascita della scuola della nostra provincia. Qual è il tipo di intervento che verrà fatto? Lo hanno poi spiegato l'architetto Marina Tongiani, responsabile del servizio patrimonio e fabbricati, e l'architetto Cello della ditta esecutrice.
Si tratta di un adeguamento strutturale che consiste in una sostituzione dell'involucro principale della scuola facendo uno scheletro strutturale all'interno. Basti pensare che a questo scopo saranno impegnate 1000 tonnellate di acciaio. Più semplicemente si potrebbe dire che è un adeguamento sismico dell'edificio con uno scheletro interno al fabbricato che lascia integro tutto il perimetro e l'involucro esterno e assolve così alle funzioni statiche. Ci sarà tutta una pista di fondazione nuova che serve da scarico a tutta la struttura. Poi ci sono tutti gli interventi di adeguamento impiantistico che riguardano anche l'antincendio. A questi si aggiunge una serie di interventi di recupero di facciate e cornicioni. Notevole anche lo sforzo logistico, perché mentre una parte delle classi potrà restare, le altre, in una sorta di Tetris, troveranno posto già da settembre presso l'Istituto Tognolo di Massa. Saranno infatti disponibili più aule in quella struttura per l'alberghiero, grazie al fatto che le classi del Liceo Musicale Palma troveranno posto nella ex Scuola Alfieri, nell'edificio che il Comune di Massa, una volta ultimato, l'intervento da 500.000 euro cofinanziato dalla provincia metterà a disposizione dell'ente di Palazzo Ducale a seguito dello scambio di fabbricati che ha visto il passaggio sotto il comune dell'ex caserma dei Carabinieri. Sarà demolita e ricostruita l'ala lato massa dell'Istituto Tacca di Carrara. Partono infatti i lavori appaltati dalla provincia di Massa Carrara per un importo di 2,4 milioni di euro, IVA e oneri compresi. La consegna del cantiere per l'inizio dei lavori è avvenuta alla presenza del presidente della provincia di Massa Carrara, Gianni Lorenzetti, e della ditta che si è aggiudicata l'appalto. L'intervento rientra tra i 3 finanziati all'interno del piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020, confluito nel piano nazionale di ripresa e resilienza. Al termine dei lavori sarà riconsegnata all'istituto una struttura su 2 piani per una superficie totale di 705 metri quadrati e una cubatura di 6.700 metri cubi. Vi troveranno posto la segreteria, la presidenza, 2 sale per i docenti, una sala esposizioni, 5 aule e 5 laboratori. Il termine previsto per la fine dei lavori è fissato per il giugno del 2024. Ricordiamo che in prossimità della chiusura del cantiere per la riqualificazione di Largo Matteotti a Massa, da martedì 28 giugno i banchi del mercato settimanale in centro città ritorneranno nella collocazione tradizionale. Di conseguenza torna all'ordinario, con percorsi orari consentiti nei martedì mattina, anche la viabilità nella corsia lato Viareggio di Viale Chiesa con direzione Mare Monti a salire dalla rotatoria sull'Aurelia. Il consigliere comunale del gruppo misto Antonio Cofrancesco interviene sui lavori della Commissione Permanente Affari Istituzionali che sta trattando l'affidamento dei lavori pubblici per i vari interventi su Ponte di Trieste, Piazza San Carlo, Piazza Garibaldi, Piazza Palma, Piazza Stazione, Piazza Liberazione e Largo Matteotti. Cofrancesco interroga per capire come si sono svolte le assegnazioni alle ditte, gli affidamenti diretti alle imprese, ai tecnici esterni e le procedure in cui alcune imprese, seppur escluse dalle gare, sono rientrate con il subappalto. Dopo aver invitato varie volte il dirigente dei lavori pubblici e i tecnici degli uffici in audizione, continua Cofrancesco, anche oggi non si sono presentati per impegni lavorativi. Il prossimo passaggio sarà chiedere l'intervento del prefetto, inviando gli atti alla Procura della Repubblica di Massa. Nella chiusura della strada che da Pian della Fioba porta al Passo del Vestito si sta consumando una delle peggiori pagine della pubblica amministrazione locale. La provincia proprietaria della strada e il comune responsabile della messa in sicurezza dei macigni di alta quota trovino una soluzione, perché dopo 3 anni è inaccettabile una situazione di questo tipo. Così interviene Simone Ortori, ex consigliere comunale di Massa. Si tratta di una chiusura che esiste solo sulla carta, tanto che i blocchi di cemento vengono spostati nottetempo, evidentemente da anonimi ben dotati di mezzi e ben motivati da interessi economici. Quel passaggio è una porta di accesso a suggestivi punti panoramici ed è strategico per il turismo montano. Possiamo per una volta unire le forze e dare prova di efficienza amministrativa? I cittadini e gli operatori turistici ne sarebbero riconoscenti, afferma Ortori.
È allarme per le ondate di calore in Italia. Oggi su 27 città, 23 hanno il bollino arancione. Due sono Palermo e Perugia, sono rosse, e solo Genova e Torino sono gialle. La situazione peggiorerà progressivamente domani e dopodomani. Per il 28 giugno le città ad elevato rischio rosse saliranno a 12 e 9 saranno arancioni. Solo 5, ovvero Brescia, Bolzano, Genova, Milano e Torino, saranno appena più fresche, quindi considerate gialle. Il 29 giugno ben 19 città saranno da bollino rosso e 9 saranno gialle. Lo indica il Ministero della Salute sul portale dei bollettini sulle ondate di calore in Italia. E rimaniamo a parlare di maltempo, perché è codice giallo, ma questa volta per temporali forti nella seconda parte della giornata di domani, martedì 28 giugno, sulle zone settentrionali della Toscana, più probabili sul nord-ovest. Lo ha emesso la sala operativa unificata della Protezione Civile a seguito dell'arrivo di un fronte di aria più fresca in quota, che porterà locali condizioni di instabilità anche sul nord della nostra regione. Ai temporali potranno essere associati forti colpi di vento e grandinate. Sempre martedì possibili locali e temporanee raffiche di vento sulla costa centro-meridionale, sull'arcipelago e in montagna. Attenuazione dei venti in serata. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare a seconda del rischio si trovano, lo ricordiamo, all'interno della sezione Allerta Meteo sul sito della Regione Toscana. Sabato 2 luglio si apre il sipario di Palcoscenici Stellati. Il cartellone estivo di spettacoli organizzati dall'amministrazione comunale di Massa e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus a Villa Rinchiostra, Villa Cuturi, Centro Città, I Borghi e La Marina. Sarà Nada, accompagnata da Andrea Mucciarelli alla chitarra, ad inaugurare l'edizione 2022 con un concerto nel giardino di Villa Rinchiostra con inizio alle 21.30. I biglietti possono essere acquistati nella giornata di domani, martedì 28 giugno, presso la biglietteria del Teatro dei Servi, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, oppure il giorno stesso dello spettacolo, sul luogo dell'evento, a partire dalle 18. E torna a Barbarasco la Corrida della Lunigiana, l'evento alla seconda edizione previsto per il 14 agosto a Barbarasco. Nella precedente edizione il vincitore era stato il cantante Nicky Costa di Gragnola. Sarà un'estate all'insegna della voglia di sorridere, di stare insieme, afferma la consigliera delegata alle politiche sociali Sara Tacchini. E stiamo lavorando per sabato 14 agosto ad un evento di grande successo, la Corrida. Dopo 3 anni di sospensione a causa del Covid-19 ne abbiamo tutti bisogno. Sono pertanto aperte le iscrizioni all'indirizzo mail infotresana@comune.tresana.ms.it. Per partecipare non è importante essere grandi talenti, ma avere voglia di divertirsi. L'organizzazione dell'evento è a cura della Proloco Tresana e l'associazione Le Mie Radici. Anche se lo abbiamo anticipato, guardiamo qual è il tempo per domani, le condizioni meteo. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni meteo per martedì 28 giugno. Nuvoloso con pioggia, temperature in diminuzione, venti moderati e mare poco mosso. Mercoledì 29 giugno. Molto nuvoloso, temperature in calo, venti moderati e mare mosso. Andamento nei giorni successivi. Tempo instabile. Temperature in rialzo, venti deboli o moderati e mare poco mosso. Per aggiornamenti, meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia. Non ci sono altre notizie per questa sera. Grazie per averci seguito. Buona serata a tutti. Appuntamento a domani. Arrivederci.